Ciao Al. Ciao. Cosa stai leggendo? Justice League. Ah, e intendi farci un video? Ci stavo pensando. Sai cosa dovresti fare invece? No, grazie. Basta consigli. Ti ricordo che sono la tua coscienza. Gran bella coscienza che mi sono trovato. Avanti. Chi potrebbe svolgere questo ruolo meglio di Ma me? non so. Mister T. Ciao mondo. Ciao mondo, un Sarlacc! Cos'è questa cosa che vuoi rimpiazzarmi con Mr. T? Beh, sarebbe una valida alternativa. Mister T è un modello di saggezza e di virtù, un punto di riferimento per grandi e piccini. Ah sì? Allora voglio proprio sentire cos'ha di speciale. È il 1984 e Lawrence Rhode, in arte Mister T, attore che aveva già interpretato il ruolo di P.E. Baracus nella serie A-Team e il pugile Clubber Lang in Rocky 3, realizza Be Somebody or Be Somebody's Fool. Video educativo per insegnare ai bambini i sani principi e i grandi valori da seguire per poter diventare degli adulti maturi e responsabili, pronti ad affrontare il futuro e. Esterminare le armate ribelli. No, nessuno sterminio. Il video inizia con Mr. T che rappa con un gruppo di ragazzini su quanto sia importante nella vita essere qualcuno. E se si vuole essere dei tipi davvero ok come lui, bisogna starlo a sentire. Ma quanto oro indossa quell'uomo? L'oro è un metallo nobile che riflette la sua nobiltà d'animo. Certo, ne conosco anch'io uno che va in giro ricoperto d'oro. Sicuramente avranno un sacco di cose in comune. Mister T ci spiega che anche se noi non siamo famosi come lui, Ma quanto se la tira? non ha importanza, perché quello che conta è il rispetto, fratello. Io. E che ci vuole per ottenere il rispetto degli altri? Basta saper minacciare e incutere terrore come si deve. Mister T procede a insegnarci l'importanza di conoscere le proprie origini ed essere consapevoli del proprio passato. Per questa ragione lui indossa quei catenazzi, in quanto omaggio ai propri antenati giunti dall'Africa in America come schiavi incatenati. Beh, su questo sono d'accordo. Anch'io ero uno schiavo e non ho mai dimenticato le mie origini. Ma se quando te ne sei andato da Tatooine non ci sei più tornato per anni. Appunto, me lo ricordo bene quel cesso di pianeta. Ma è giunto il momento di cantare un'altra canzone. Abbracciamoci tutti quanti, bambini, stringiamoci forte, forte, forte e vogliamoci bene. Amiamoci l'un l'altro perché siamo tutti fratelli. Perfetto. Altri grandi insegnamenti? Mister T ci insegna quanto la rabbia sia un sentimento negativo e che se ci lasciamo andare alla collera rischiamo soltanto di peggiorare la situazione. Per esempio, se una zanzara ci rende nervosi, finiremo con lo schiacciare l'insalata di patate anziché ammazzarla. Invece, se restiamo calmi e imperturbabili, concentrati su immagini positive, saremo in grado di afferrarla al volo. Ottimo lavoro, Daniel-san. Il maestro Miyagi è fiero di te. Mister T ci spiega quanto sia importante non lasciarsi influenzare dalle mode. È giusto che ognuno abbia il suo stile, ma deve essere dettato dai propri gusti e dalla propria personalità. Dobbiamo togliere dai vestiti marchi ed etichette e indossare con orgoglio il nostro nome. Pensi davvero che il signor Salopette sia la persona adatta per dare consigli di moda? Tu pensa come va in giro conciata tua figlia. Ti sembra un taglio di capelli quello? Ma dai, va in giro persino coi calzini spaiati. Insomma, guardalo bene. Conciato così sembra il genio della lampada di Aladdin. Ah, adesso capisco perché lo vuoi come coscienza. Mister T ci spiega come resistere alla pressione sociale. Se un amico dovesse offrirti birra e sigarette, tu non accettare. Perché le ha trovate frugando nel cestino della spazzatura, che non è affatto igienico. Dai, ma che razza di gente frequenti? Non sentirti obbligato a fare quello che fanno i tuoi amici. Non sei costretto a seguirli.
il fatto che ti stiano infilando a forza una sigaretta in bocca non è un buon motivo per accontentarli. E intanto Mr. T rimane a guardare senza intervenire. Perché ha fiducia nel ragazzo e sa che farà la cosa giusta dando il buon esempio ai suoi amici. E la pressione sociale di Rocky 3, quando provocava Rocky Balboa per sfidarla a duello, dai, è arrivato persino a insultare sua moglie. E comunque il ragazzino è vestito in maniera pessima. E perché ci sono i Jackson 5 su quel molo? E perché stanno facendo un balletto? E Mr. T non è certo da meno, e per apprendere la difficile arte della danza moderna si reca in un vicolo dove un gruppo di ragazzini la coltella alle spalle per fregargli l'oro e comprarsi la droga. No, invece gli insegnano i rudimenti della break dance, con la quale i ragazzi esprimono la propria creatività usando il corpo stesso come tramite per comunicare i loro sentimenti e la loro energia. E anche Mr. T si cimenta in quest'arte, mettendo alla prova le sue abilità e dimostrando di essere un grande... Ma sta facendo product placement all'Adidas, dovrebbe vergognarsi. Io non ho mai fatto una cosa simile. Mr. T ci insegna che dobbiamo rispettare la mamma. La nostra e quella degli altri. Di mamma ce n'è una sola. E lui ce lo ricorda con una bellissima canzone in cui ci invita a trattarla bene, ad abbracciarla, ad aprirle la portiera della macchina e a portarle la spesa. Io ho sempre voluto bene a mia mamma. Ma se l'hai abbandonata per anni su quel cesso di pianeta e sei tornato soltanto per vederla morire tra le tue braccia. Invece Mr. T non esita a mollare tutto e correre da lei quando ha bisogno d'aiuto. Però poi ho vendicato la sua morte, uccidendo tutti i Tusken che l'avevano rapita. Mr. T ci insegna l'importanza della forma fisica e quanto sia nocivo il cibo spazzatura. Sta facendo ancora pubblicità all'Adidas. Mostra a dei ragazzini alcuni facili esercizi fisici. Con un sacchetto di popcorn in testa. E poi guarda come sta brutalizzando quel bambino paffuto. Questo è bullismo bello e buono, caro mio. Ma cosa dici? Fa così per incoraggiarlo. Col cavolo, guarda bene. Pensa di essere ancora in guerra con l'A-Team. Sta addestrando quei bambini per diventare dei soldati sanguinari. E Kubrick insegna che gli istruttori che si accaniscono sulle reclute obese non fanno mai una buona fine. E comunque ancora i calzini sbagliati. Tu sei solo invidioso perché Mr. T ha successo coi bambini. Invidioso io? Mandami qua quei ragazzini, che io ci so fare coi bambini. Aspetta, ferma. Quella battuta l'abbiamo già usata in un altro video. Non possiamo riutilizzarla. Vabbè, la ricicliamo. Che riciclare? Ma sì, la facciamo diventare un tormentone. No. Tormentoni no, lo sai che i tormentoni non mi piacciono, eh? Sì, ha parlato il signor Ciao Mondo. Ma cosa c'entra? Ma quello non è un tormentone, è un saluto. Sì. Mr. T ci spiega cos'è il rap. Ed è il momento di un'altra canzone, questa volta per strada. Mr. T ci spiega l'importanza dell'amicizia. Ed è il momento di un'altra canzone, questa volta sul bagnasciuga. E quella tizia chi è? E perché non sta attenta alle onde? Mr. T ci insegna a non arrenderci alle prime avversità e che perseverando si possono ottenere grandi risultati. Come imparare a suonare il violoncello. Davvero un grande artista. Un maestro indiscusso. Mai udito nulla di simile. Sì, neanche dai Freaking Dan and the Modal Notes. Vedi? Te l'ho detto, sei invidioso. Sei invidioso perché tu non sai suonare uno strumento. Io non ho bisogno di saper suonare uno strumento. A me le colonne sonore le compone John Williams. Mr. T ci insegna a stare alla larga dalle gang, perché sono pericolose. Ed è molto meglio andare in biblioteca a leggere Shakespeare. Mr. T ci insegna a fare palloncini con le Big Bubble. E anche a credere in noi stessi e nei nostri sogni. Una bambina, seguendo i suoi consigli, riesce a colpire la palla con una mazza da baseball. Ma ha usato la forza. Sì, certo, la forza di volontà. No, la forza. Quella è la prima cosa che ti insegnano quando vuoi diventare un Jedi. Anche mio figlio lo conosce quel trucco. Ecco, mi sembra di averti illustrato tutti i motivi per cui Mr. T sarebbe un tuo ottimo rimpiazzo.
Ma per favore, al mio confronto un novellino, un poppante, con le labbra ancora sporche di latte. Egli è un uomo d'azione, non rimane con le mani in mano, è un soldato! Io ho combattuto guerre su altri pianeti, cosa credi? Ma è anche un uomo d'ingegno, con elevate capacità tecniche e un abile meccanico. Sono capaci tutti di aggiustare un furgoncino scassato. Io costruivo pod racer da quando avevo 9 anni. Egli è coraggioso. Non c'è nulla che possa fargli paura. A parte volare, per farlo salire su un aereo bisogna sedarlo. Io invece sono un pilota senza pari e nessuno riesce a battermi. Sì, quando Han Solo non ti manda fuori rotta. Io però ho una cosa che il tuo caro Mr. T non potrà mai avere. Ah sì? E cosa? Natalie Portman. Ma non è un po' sessista, scusa. In fondo dire che è una cosa non mi sembra molto corretto. Ho detto Natalie Portman! Va bene, hai vinto te anche questa volta. Ciao Al. Ciao. Cosa stai leggendo? La Judge League. La Judge League. La Judge League. La Judge cosa? Cos'è la Judge League? Cominciamo bene. Dai, adesso la rifaccio, sì, sì. Bella la Judge League. Non farmi ridere! Ma ora è colpa mia. Tu pensi alle tue battute, eh? Sì, ma se tu non ti studi la parte... Sì. Dai, basta, fammi concentrare. Judge League. Basta! Oh. Facciamolo sul serio, un film sulla Judge League. Il prossimo lo facciamo sulla Judge League.